Ama il fiume Sarno, crede nel suo potenziale turistico, ama l'ambiente ed adoperarsi per migliorare la sua città. Non si ferma Agnello Robustelli, cittadino di Sarno, conosciuto in città un po' da tutti per la sua dinamicità nel fare, e si prepara a nuove proposte legate al fiume Sarno. Tante le iniziative, talvolta singolari, a cui ha già dato vita in passato, come quando pensò di risolvere, riuscendoci, la questione buche in un tratto di strada di Sarno, mettendo all'interno dei fiori. Trasformò, insomma, le voragini in vere e proprie aiuole. In breve, l'amministrazione asfaltò il tratto di strada. Famose anche le sue opere d'abbellimento all'interno del lungo fiume. Da tempo sono state rimosse, ma lui continua ad essere ottimista rispetto al fatto che il Sarno può e deve essere una risorsa e lancia nuove proposte. Muoverò una petizione popolare per chi pensa di non rimettere, perché qua nessuno, insomma, ci vogliono tecnici, persone competenti, però una cosa ci tengo a dire oggi, domani. Questo lungo fiume Rio Palazzo ha dato soddisfazione alla città, ha dato lustro al paese attraverso il turismo, sì, il turismo che sia di Milano, il turismo che sia anche degli americani. A pochi passi da questo municipio c'è la sorgente dei liquori, la punta di diamante del Rio Palazzo. Io chiedo, come chiedono molti cittadini, un varco che sia di un metro circa per poter visionare completamente la sorgente. Hai già qualche idea? Sì, ci sono anche politici o vicini alla politica di dare un contributo anche senza intaccare l'amministrazione comunale. Per farci un lavoro. Per farci un piccolo lavoro, e perché no? Ci speri? Io non spero, io ci credo.